ad Aosta c'è una strada intitolata al geologo Federico Sacco. È nella parte nord-ovest della città. Federico Sacco fa parte di quella generazione di studiosi che cercò, con le conoscenze della sua epoca, di capire e spiegare come erano nate le montagne, quali erano le loro caratteristiche e qual era la loro importanza nella storia della Terra. Federico Sacco aveva capito che la storia delle montagne è strettamente legata a quella del mare e degli oceani. All'inizio isole, poi grandi catene come le Alpi e vette magnifiche che racchiudono e mostrano tracce di antichi oceani. Su un numero della rivista francese La Nature del 1898 c'è un articolo su un congresso di geologia che si era tenuto a San Pietroburgo e in cui era intervenuto anche Federico Sacco. Così il redattore, un geologo, sintetizzava il pensiero di Sacco. Verso la fine dell'era arcaica e durante quella primaria si crearono molte zone di corrugamento e di sollevamento. Il restringimento del globo continuò dopo la nascita di questi massicci e le zone che li circondavano erano compresse tra queste masse rigide. Sono le zone che il relatore chiama alpine, appenniniche e oceaniche, che si sono costituite, accentuandosi, dopo l'inizio dell'era secondaria sino al tempo attuale. Nel 2007 il Touring Club italiano ha rieditato in forma anastatica un bellissimo libro di divulgazione scientifica intitolato Le Alpi. L'autore era un geologo torinese, Federico Sacco, che insegnò al Politecnico di Torino e all'Università per addirittura 40 anni. Appena andato in pensione comincia il lavoro su questo grande volume pubblicato per la prima volta nel 1934. È un volume di 630 pagine e contiene più di 1000 fotografie. Studia le Alpi, o meglio divulga lo studio delle Alpi, a cominciare dalla loro formazione per andare nei vari fenomeni tipici sia delle Alpi occidentali come di quelle centrali e orientali. In modo particolare cura la parte riguardante la Valle d'Aosta, proprio come il monumento naturalistico più importante quasi di tutto il sistema alpino. E tratta in questo suo lavoro in particolare della forma delle vette. L'idea che l'origine delle montagne e delle Alpi fosse dovuta ad una contrazione progressiva della crosta terrestre in seguito al raffreddamento interno del pianeta era stata formulata dal geologo austriaco Eduard Suess e dominò la fine del XIX secolo e la prima parte del XX. Era la teoria della mela avvizzita, la terra come una mela che si secca con la superficie della buccia che si raggrinzisce. La storia geologica del paesaggio che ci circonda oggi è interpretata come il risultato della spinta del continente africano contro quello europeo. In questa spinta, in mezzo c'era l'oceano della Tetide, i materiali che stavano dentro l'oceano sono stati buttati verso l'Europa e hanno costituito gran parte del paesaggio attuale che noi oggi vediamo. Alle nostre spalle c'è il massiccio del Ruitor, che era il margine del continente europeo, no? Invece il primo piano, questa bellissima valle verde di prati, di vigne, eccetera,
Le montagne che ci circondano più da vicino, grigie di rocce, quelle erano appunto i materiali raccolti nel fondo dell'oceano e portati verso l'alto. Il sacco parla di onde litiche, le riconosce benissimo, però ai suoi tempi non era possibile capire quale forza avesse spinto queste onde litiche verso il margine europeo formato Gran Paradiso, Ruito e cose del genere. No? Ovviamente questa visione del fondale che oggi chiamiamo il paesaggio dell'oceano perduto, per lui non era chiara, non era possibile perché mancava tutta la tettonica a placche, mancava tante scoperte che la geologia ha fatto in questi ultimi anni. Però lui ha capito molto bene che la vetta della Grivola era fatta di terreni marini, cioè i calcescisti che erano il fondale dell'oceano e le pietre verdi che erano i basalti eruttati dai vulcani sottomarini. Le torri medievali e i monumenti d'epoca romana di Aosta affascinavano i viaggiatori del XIX secolo. Si cominciò a parlare della Valle d'Aosta sulle riviste illustrate europee come Le Magasin Pittoresque del 1864, che offriva ai lettori due immagini del romantico paesaggio valdostano con la visione del Monte Bianco e i ruderi di antichi castelli. La montagna alpina entrava nella modernità e suscitava interesse. La famosa guida Baedeker includeva la Valle d'Aosta nell'itinerario della Svizzera. Le guide turistiche mettevano a disposizione di un pubblico che si ampliava di anno in anno l'immagine delle montagne sotto forma di grandi panorami in cui erano segnate le cime e le località in cui era d'obbligo fermarsi per ammirare un grande spettacolo naturale. Chamonix e il Monte Bianco, che già alla fine dell'Ottocento diventavano luoghi in cui si studiava l'alta montagna, e il Cervino, che divenne l'icona stessa dell'avventura alpina per il fascino sinistro ed enigmatico che esercitava su esploratori e scrittori. Questo interesse per la montagna e il suo mondo nel giro di pochi decenni divenne un fatto culturale che unì insieme curiosità, avventura, riflessione sui destini dell'uomo e scienza. Le Alpi di Federico Sacco si inserisce pienamente in questo movimento teso a far conoscere un mondo che affascinava come e quanto le regioni polari del pianeta, ancora inesplorate. Nella storia della montagna entrava un personaggio nuovo, la guida alpina che accompagnava giovani turisti venuti dalle città a visitare luoghi che un tempo erano stati avvolti nel mistero, ma che ora si voleva conoscere come fonte risanatrice di benessere e fotografare per conservarne il ricordo. Verso la fine dell'era secondaria, continuando poi anche il fenomeno nella seguente era terziaria, cominciarono ad accentuarsi nella vasta regione ora alpina quelle formidabili forze endogene che sono dette orogenetiche perché sono la causa del corrugamento della crosta terrestre e del conseguente formarsi dei suoi rilievi. Per Federico Sacco la zona che oggi chiamiamo del Gran Paradiso era formata da una grande cupola di materiale cristallino esteso quasi 100 chilometri.
Attorno a questo blocco andarono a formarsi rughe che si piegavano, si accavallavano e si ripiegavano, creando alti rilievi e depressioni che oggi vediamo nelle parallele valli di Rem, Val Savaranche e Grisanche. Una di queste grandi onde circumparadisiache è quella appunto che originò il rilievo della Grivola Grand Nomenon. Secondo Federico Sacco, questo grande processo di sollevamento portò all'emergere dal mare una vasta regione continentale. Dapprima frastagliata e poco elevata, poi sempre più allargata e rialzata, per successivi sforzi orogenetici assumendo anche altezze ben superiori all'attuale. Poi intervenne il processo contrario all'innalzamento, cioè l'erosione da parte degli agenti atmosferici e idrosferici, che con un lavoro lento durato milioni di anni portarono al formarsi dell'attuale paesaggio della Valle d'Aosta e più in generale delle Alpi. È appunto in tal modo che sorse la Grivola, scrive Sacco, e aggiunge: ma tra tali calcecisti, derivati da fanghi che si erano sedimentati e consolidati nel fondo dei mari, si intercalavano ed alternavano numerose e potenti zone di pietre verdi, sia le serpentine, sia specialmente le cosiddette prasiniti, che sono rocce anfibioliche molto compatte, tenaci e resistenti. Questo alternarsi di rocce di natura diversa, sedimentaria e vulcanica, avrebbero protetto dall'erosione il grande blocco piramidale che poi avrebbe assunto l'attuale forma della Grivola. Infatti, scrive Sacco, l'apice terminale della Grivola è costituito appunto da un cappello protettivo di dure pietre verdi, estendentesi anche in potenti banchi, specialmente verso est, a foggiare la formidabile gradinata che rialzasi qua e là, formando la Grivoletta, la punta Crevasse, eccetera. Poi intervennero le grandi glaciazioni che interessarono anche la regione montuosa che sarebbe diventata l'attuale Valle d'Aosta. È già ben lontano, un centimillennio circa, il tempo in cui i ghiacciai della Grivola, fluenti con quelli della Savara e di Cogne, si univano con mille altri della Valle Aostana a costituire l'immane ghiacciaio Balteo, che con la sua fronte, espandentesi sin sulla pianura padana, vi costrusse il gigantesco anfiteatro morenico di Ivrea. Ma le glaciazioni si attenuarono per poi terminare nella seconda parte dell'era quaternaria. Fu a quel punto che emerse il paesaggio attuale di cui la Grivola fa parte. La battaglia fra le forze costruttive e quelle distruttive, tra Giove e Plutone, fu vinta, secondo Federico Sacco, da Plutone. La Grivola di oggi è solo lo scheletro di qualcosa di molto più grande che riusciamo appena a immaginare. Pensare che continenti e fondali oceanici si muovano come zattere su un mantello caldo e si scontrino fra loro sino a dar luogo ad un unico continente era difficile. Eppure era accaduto più volte nella storia della Terra e l'ultimo grande continente unico era stato la Pangea, in cui era sorta una catena montuosa detta Ercinica, con cime granitiche molto più alte delle Alpi e che poi era stata completamente erosa, lasciando solo poche tracce. E la Pangea si era a sua volta divisa, dando origine lentamente agli attuali continenti e fondali oceanici. Tutto questo era inconcepibile per la generazione di geologi a cui apparteneva Federico Sacco. Eppure un meteorologo tedesco, Alfred Wegener, nel 1912 aveva avanzato questa ipotesi, che era stata fermamente respinta dal mondo accademico. Alfred Wegener morì nel novembre del 1930 durante una spedizione in Groenlandia.
Su un vecchio numero della rivista Il Secolo Illustrato abbiamo trovato un'intera pagina dedicata alla scomparsa tra i ghiacci dello scienziato tedesco. Nonostante il rifiuto della scienza del suo tempo, Wegener e la sua teoria erano conosciuti e nell'articolo troviamo ampiamente citata la deriva dei continenti. Alfredo Wegener, di cui l'esquimese fedele ha sepolto la sua salma tra il ghiaccio, aveva conseguito una fama nel mondo scientifico con una teoria ardita e geniale, quella dei continenti in deriva. Così l'America sarebbe stata in origine saldata all'Europa e all'Africa, onde il fatto caratteristico per il quale ad ogni rientranza dell'una corrisponde, al di là della frattura allargata dall'Atlantico, una sporgenza delle altre. Il giornale italiano affermava che la teoria dello scienziato tedesco è ormai entrata seriamente nel patrimonio scientifico universale. La storia dei decenni successivi avrebbe dimostrato che Wegener, nelle sue grandi linee, non si era sbagliato sul processo di formazione dei continenti, una danza durata per quasi 4 miliardi di anni e che aveva i suoi effetti visibili nelle eruzioni vulcaniche, nei terremoti e nella nascita delle catene montuose, erose poi dalle glaciazioni. Alle pendici del Monte Bianco possiamo vedere ciò che resta oggi di quel grande ghiacciaio balteo che un tempo ha modellato la Valle d'Aosta. Questa è la Brenda, un'immensa balconata di ghiaccio che si estende per 703 ettari ed è lunga 6.700 metri. Ancora oggi, nonostante sia in fase di ritiro, la visione della Brenda emoziona per l'idea di primordiale caos che evoca. La massa di detriti provocata da due frane, una nel 1920 e l'altra nel 1997, proteggono la lingua valliva dai raggi del sole di estati sempre più calde. Ai tempi di Federico Sacco, questo ghiacciaio era di gran lunga più esteso. Il ghiacciaio della Brenda è uno dei tanti del Monte Bianco e per avere una visione d'insieme abbiamo raggiunto la piattaforma sospesa e di recente costruita sull'orrido di Présendidier, a 160 metri d'altezza, allo sbocco della Valle di Latouille. Siamo qui di fronte a un belvedere meraviglioso sulla catena del Monte Bianco, ove compaiono i 36 ghiacciai di questo formidabile gruppo montuoso, il più alto d'Europa. All'inizio del Novecento, chi poteva permettersi una vacanza scopriva modi nuovi di viaggiare. La gita su un ghiacciaio era considerata un'esperienza ancora ristretta a pochi avventurosi e il coronamento di una vacanza in montagna era farsi fotografare con lo sfondo di alte montagne e nevi eterne. Federico Sacco fu un fondatore della glaciologia come scienza e il Sacco è uno dei primi che si dà da fare in modo particolare sui ghiacciai del Monte Bianco. Più di 30 sono i suoi scritti su questi ghiacciai. Al suo tempo chiaramente i ghiacciai erano più gonfi che ora, pur essendo anche allora in un periodo di contrazione. E i fenomeni che lui ci ha descritto, che ha studiato, che ha osservato, sono oggi per noi dei maestri di scienza, maestri di modo di osservare, di modo di studiare i ghiacciai. E sul libro Le Alpi ben 15 capitoli sono dedicati alla glaciologia.
Nonostante la fase di contrazione già attiva all'epoca di Sacco, sfogliando il suo libro si può vedere come la situazione fosse diversa dall'epoca attuale. E se andiamo ancora più indietro nel tempo e osserviamo questa piantina del complesso del Monte Bianco, pubblicata nel 1868 sul volume La Terre del geografo francese Élisée Reclus, ci accorgiamo che i ghiacciai occupavano vaste aree delle Alpi ancora non del tutto esplorate. Oggi la situazione è cambiata. Siamo sul trenino che ci porta a Montanvert, il rifugio albergo che si affaccia sulla famosa Mer de Glace. Queste immagini mostrano come la grande lingua glaciale oggi sembra un ricordo del passato. Nel 1820 il ghiaccio era a questo livello. Oggi è visibile solo sul fondo della valle e il suo spessore si è ulteriormente ridotto rispetto a quello che avevamo visto solo pochi anni fa. Questo spettacolo può anche suggerire, in piccolo, l'idea di ciò che doveva essere la Valle d'Aosta all'epoca in cui avvenne il ritiro del grande ghiacciaio Batte. Sappiamo ormai che il clima del nostro pianeta è più volte cambiato. Fasi più fredde si sono alternate ad altre più calde. Terribili glaciazioni si sono alternate a periodi di estrema siccità e aridità che hanno contribuito alla scomparsa di specie e all'avvento di altre. Anche la storia umana fa parte di questi cambiamenti e le testimonianze di ere geologiche che videro i mari ricoprire intere parti di continenti, oggi riemerse e trasformate, sono oggetto di continui studi per comprendere la storia del nostro pianeta. Appare certo però che lo sviluppo della civiltà umana degli ultimi due secoli sta dando un contributo alla fase di riscaldamento che è in atto sulla Terra. Questa era la Mer de Glace come si presentava in una fotografia eseguita attorno al 1865. Sono immagini che inducono a più di una riflessione. In fondo, tra le montagne, ciò che resta del ghiacciaio del Gran Paradiso. In primo piano una grande roccia, completamente liscia, testimonia il lavoro compiuto dal ghiaccio nei millenni che ci hanno preceduto. Dalla Mer de Glace ci siamo spostati in una delle valli del Gran Paradiso, la Val Savaranche, per osservare l'azione di ciò che Federico Sacco definiva come il grande livellatore delle Alpi. I ghiacciai, scrive Sacco, quando si trovano in certe strettoie delle loro valli rocciose, portano via tutto ciò che trovano lungo il loro cammino, lasciando veramente, dove essi passano, tabula rasa. Il motivo per cui queste rocce sono lisce e a forma di dorso di montone, da cui il termine montonate, viene spiegato dal geologo in maniera molto chiara. Una parte di quel materiale roccioso che vediamo precipitare e scivolare dai fianchi montani sul ghiacciaio, invece di rimanere sul dorso di questo, vi penetra più o meno profondamente. Ecco allora che il ghiacciaio, armato così di un'infinita serie di frammenti prevalentemente angolosi, acquista nel suo lento movimento di discesa un'enorme potenza erosiva sulle superfici rocciose vallive contro le quali si va sfregando. Le rocce montane che vennero a contatto con le masse glaciali assunsero un effetto affatto speciale che le fa riconoscere anche da lontano.
quasi tutte le nostre valli alpine, specialmente nella loro parte media e superiore, presentano esempi bellissimi di detta opera, direi negativa, compiuta dagli antichi ghiacciai. Ma per comodità di esame ricordo la nostra grande Valle d'Aosta. Il paesaggio valdostano è costituito dalle alte montagne, ma anche dall'acqua che scende a valle. In un capitolo dedicato alle cascate valdostane, Federico Sacco descrive la nascita di questo spettacolo naturale che tanto affascina chi visita la Valle d'Aosta. Verso la fine o quasi della grande epoca glaciale, parecchi dei corsi acquei delle sue valli laterali pensili sulla principale dovevano precipitarsi in cascata o con varie cascate nella valle principale australe. Ma per l'intenso lavorio di incisione verificatosi in questi ultimi 15 o 20 millenni, tali cascate, arretrandosi gradatamente, finirono per cangiarsi in rapide scorrenti in profonde gorge. Quella dell'Orrido di Presendidier ci mostra ancora molto bene tale processo di incisione ed erosione, assai attivo anche in periodi recenti. Questo processo non si limita alla grande valle centrale, aggiunge Sacco, ma si estende a tutte le valli laterali che, soprattutto in estate, offrono lo spettacolo magnifico dell'acqua che scende dall'alto e fa dimenticare, forse in maniera illusoria, il grande problema della mancanza d'acqua che, in seguito all'attuale cambiamento del clima, può diventare il tema drammatico della nostra epoca. Oggi, passando in questa piccola strada di Aosta, ricordiamo allora il geologo la cui opera può essere considerata come una tappa importante per la conoscenza di un territorio d'Europa segnato da una storia antichissima e sempre affascinante. La storia geologica, storia di 300 milioni di anni, portato con una semplicità di linguaggio e con una facilità, diciamo, di immagini, di descrizioni, eccetera, eccetera, che diventa una lettura estremamente piacevole. È anche interessante vedere la dedica che lui stesso ha fatto del suo libro, e vale la pena di leggerla, no? Perché dice: alle Alpi tanto amate, pure inesprimibili fonti di benessere, di sapere, di alto sentire, con ammirazione e riconoscenza, questo inno geologico interessante e levo.